Ho appena sfornato l'ultimo pane che ha lievitato tutta la notte. E ieri è stato tutto un fermento perché in parte ho dovuto utilizzare le fermentazioni che avete visto nella presentazione del libro. Qualcuna è rimasta, tipo ecco i petali di rosa, i fichi d'India, il kefir d'acqua. Dietro c'è il kombucha, ma non ho fatto nessuna fermentazione con quello. Allora, vediamo cosa ho fatto. Ho fatto la semola di grano duro con il finocchietto selvatico fermentato, profumo incredibile, poi petranove e farina maiorca con le noci e la menta fermentata. Qui invece abbiamo un'evolutiva. Sapete che l'evolutiva è una farina dai grandi profumi straordinaria. E qui con i petali di rosa. E il pane ha un profumo veramente di rosa. L'importante sono i grani, quindi la materia prima, oltre che le fermentazioni, che sono praticamente l'elisir di lunga vita, oltre che conferiscono profumi floreali incredibili. Qui avete il nostro libro, il mio di Antonio, appena uscito, dove trovate tante belle cose, tante informazioni semplici, perché la semplicità è alla base del mio messaggio, ma non solo, potete fare pani veramente e pizze straordinarie. Eccolo qua, lo trovate in tutte le librerie. Vedete, parliamo dell'orzo, della segale, del farro. Eccoli, il farro, Antonio. E abbiamo forni professionali, abbiamo impastatrici. A ogni farina il suo lievito. Adesso vi saluto. Ecco le fermentazioni. Ciao.